No. Ah, certo, perfetto. E no, io ti ho conosciuto una decina d'anni, anno più, anno meno. E quando ho conosciuto Marcello, la mia personale conoscenza con Marcello deriva dal fatto che improvvisamente ci siamo scoperti amanti del rock, della buona musica, e te abbiamo pensato, vabbè, iniziamo a condividere la musica poi. Poi il problema di Marcello, che ragazzo ha questo grosso problema, è che da ingegnere informatico ha deciso di darsi poi all'audio engineering. E quindi adesso, come la tua tradizione, ci parlerai di come l'open source impatta nel settore audio. Buongiorno, chi mi segue, chi ha seguito, diciamo, le varie edizioni dei Linux diciamo, negli anni passati sa che la mia etichetta principale, diciamo, dei miei interventi è proprio, diciamo, l'audio. Io sono laureato in ingegneria informatica, poi sto per finire, per concludere un percorso che è il Master in Ingegneria del Suono dell'Università di Tor Vergata. Perché in generale da musicista, cioè musicista P, diciamo la M minuscola perché in realtà non sono musicista di professione, mi sono diciamo, interessato diciamo, nel corso della mia università, diciamo, nel corso diciamo, del percorso universitario di ingegneria informatica al mondo dell'audio. Per cui praticamente diciamo, i miei interventi diciamo, principalmente si basano su questo. Chi di voi lavora con l'informatica? Chi lavora con la musica? Chi lavora con tutte e due? Ah, ecco. Quindi immaginate. No, non male, non male, l'anno scorso non c'era nessuno. Insomma, di che cosa vi parlerò oggi? Principalmente di come effettivamente le società, diciamo, in generale, che costellano, diciamo, il mondo dell'audio engineering, si preoccupano in qualche modo di utilizzare l'open source per in qualche modo aumentare diciamo, la visibilità e la possibilità diciamo, ai programmatori di contribuire diciamo, alle tecnologie open source. In realtà non so se sapete, ma già c'è cioè, se la nicchia di quelli che utilizzano, diciamo, se la del gruppo di persone di quelli che utilizzano Linux diciamo, non è grandissimissima, potrebbe essere molto maggiore. Quelli che utilizzano open source relativi all'audio è ancora più piccola, quindi parliamo di una nicchia di persone molto, molto ristretta. Di che cosa vi parlerò oggi? Soprattutto diciamo, dell'audio networking. Cos'è l'audio networking? È una branca diciamo, diciamo, di tutto quello che riguarda appunto, le tecnologie di networking, cioè praticamente la possibilità di poter far veicolare diciamo, dati audio digitali ovviamente tramite la rete. Questo si utilizza moltissimo sia nei studi di registrazione, perché voi sapete che gli studi di registrazione non sono, molti studi di registrazione non sono, diciamo, isolati, sono collegati tra di loro perché si scambiano informazioni, perché il processo appunto diciamo, di produzione non avviene soltanto in un singolo studio, ma avviene in più studi. E diciamo, in qualche modo devono necessariamente passarsi le informazioni. Ma si utilizza anche nei concerti, per esempio, cioè molti mixer, sia front of house sia forward back, cioè quelli che sono sullo stage, utilizzano la tecnologia, in questo senso diciamo, della rete, per far veicolare quindi, le informazioni digitali agli speaker, ai public address, che sono gli array che nei concerti vedete appesi diciamo, a destra e a sinistra del palco. Quindi è un mondo diciamo, che in realtà ovviamente è un po' ristretto, nel senso che tutte le società, cioè società private, che utilizzano determinati algoritmi, determinate tecnologie per far funzionare diciamo, tutte le cose. Perché ho utilizzato diciamo, il termine contribution nel mio diciamo, titolo, ho utilizzato contribution. Contribution è una parola a doppio significato perché ha le contribution che è in realtà quella che riguarda diciamo, appunto la distribuzione, no? Di quella che noi in realtà chiamiamo la distribuzione diciamo, open source, no? La possibilità di condividere, di poter modificare, di poter in qualche modo contribuire. Ecco. Contribution è un termine che si utilizza anche nell'audio networking per diciamo, in qualche modo diciamo, far passare appunto i dati digitali sulla rete. Ci sono due modi per poter far passare i dati digitali audio della rete. La prima è l'OVIP. L'OVIP praticamente riguarda il livello fisico, lo vediamo dopo. Cioè, i dati passano attraverso il livello fisico. Voi sapete che
forse alcuni non sanno che in realtà il network, diciamo, proprio la tecnologia reale si basa su uno stack, si basa su dei livelli che vanno dal fisico, cioè da quello che poi mette in collegamento le macchine, fino al livello applicativo che praticamente è quello in cui voi utilizzate per esempio un normale browser per poter scambiare dati. Quindi praticamente il dato parte dal vostro browser, arriva a livello fisico, dall'altra parte arriva all'altro livello fisico e poi sale sul server, no, per esempio. La stessa cosa accade, diciamo, per le app networking. L'altro modo è l'over Ethernet. Il primo è relativo alla distribuzione di dati audio digitali su vasta scala geografica. Quindi immaginiamo che il primo è relativo a che cosa? Alla distribuzione, per esempio, di radio emittenti o comunque radio, diciamo, come dire, stazioni televisive che devono inviare il segnale audio e video, per esempio, da una parte all'altra, e quindi partono, per esempio, da Milano, arrivano, non so, a Napoli, a Bari, insomma, eccetera, eccetera. Quindi in realtà stiamo parlando di una vasta radiografica. Poi c'è l'altro, che è over Ethernet. Over Ethernet è relativo alle LAN, cioè principalmente alle LAN. Qui vediamo protocolli, diciamo, giusto per farvi intendere, diciamo, noi abbiamo alcuni standard, ovviamente le macchine per comunicare hanno bisogno di protocolli. Il protocollo è semplicemente una parte che permette alle macchine di comunicare tra di loro, cioè di stabilire delle regole con le quali possono in qualche modo entrare in comunicazione e scambiarsi dati, altrimenti queste macchine sono a sé stanti e non si parlano, quindi hanno bisogno comunque di regole di comunicazione. Un protocollo sono una serie di regole di comunicazione. Per ogni, diciamo, livello fisico ci sono degli standard aperti, cioè degli standard che possono essere consultati e quindi chiaramente anche non modificati, solo consultati, e dei software proprietari, cioè praticamente dei protocolli, scusate, proprietari, che sono chiaramente relativi alle varie società che lavorano nell'ambito dell'audio, alcune delle quali, per esempio, è trova il laser, ecco, è la Behringer, che sicuramente avete visto, diciamo, nei dispositivi, su scritto, insomma, come brand il dispositivo. Questo qua è lo stack ISOS. Vi ho detto che prima esiste il livello fisico, poi c'è il data link e poi il, diciamo, il livello network, che è quello più il dato, parte da qui, sale sopra e quindi si diciamo, è relativo, diciamo, a livello diciamo, diciamo, di destinazione. Esiste chiaramente diciamo, di livello 2, in cui siamo chiaramente, arriviamo, diciamo, c'è un livello di data link, e due tecnologie, diciamo, due protocolli principalmente sono importanti, il CobraNet e Ethersound, che sono i primi protocolli sviluppati in realtà, proprio in ordine cronologico, non forse i primi, ma quelli che hanno avuto, diciamo, maggior successo, diciamo, nella comunicazione di dispositivi audio. E poi c'è il livello 3, che sarebbe praticamente, questo per farvi capire perché, io ho inserito il titolo di questo mio intervento è MT's Alza Driver Ravenna AS67. Per farvi capire cos'è Ravenna AS67, che sono due protocolli, che ho dovuto fare un po' di, diciamo, di brainstorming, perché altrimenti siamo non si capisce. Questo è il punto fondamentale, è il livello 3. Il livello 3 ragiona, diciamo, a livello network. Quindi vuol dire che stiamo qui, stiamo su, diciamo, sul livello, in qualche modo, delle LAN, no? Delle local area network. Chiaramente i due, diciamo, protocolli sono AS67 e Ravenna. Poi c'è anche NetJack. Chi ha visto, diciamo, in qualche modo il mio intervento l'anno scorso, parlavo di Jack Audio Connection Kit, che è un, diciamo, una sorta di server daemon utilizzabile, diciamo, anche open source, si può, è una comunità dietro infinita. E quindi, giusto per farvi capire, diciamo, la distinzione, che per ogni livello ci sono standard aperti e standard proprietari. Tra questi qua c'è Dante. Ecco, perché è importante Dante? Perché nella thread vi faccio un po', vi dico un po' di storia, forse, diciamo, vi posso in qualche modo appassionare. Allora, Dante nasce come tecnologia proprietaria, nasce, diciamo, da Adam Williams, che è un ex sviluppatore della Motorola. Decide, insomma, l'istituto di ricerca dove lavorava Adam Williams chiude, lui decide di, in qualche modo, di raggruppare un team di sviluppo per sviluppare in qualche modo, diciamo, per darsi a quello che in realtà era una delle sue passioni, cioè l'audio. Praticamente Dante nasce in contrapposizione a due tecnologie. Fonda chiaramente la sua società, una volta che ha chiuso fonda la sua società, e la società Audinet, infatti, ha Dante Stappe, cioè viene conosciuto come Audinet Dante. Che cosa fa diciamo, questo ragazzo? Fonda questa società e mette a disposizione, appunto, delle tecnologie hardware e software insieme, ok? Quindi
esisteranno software Dante e dispositivi elettronici dedicati, diciamo, abilitati alla comunicazione con il protocollo Dante. Che cosa fa Dante? Si contrappone a queste due, a CobraNet e EtherSound, che erano praticamente prima di allora first generation dei, diciamo, dei protocolli di rete utilizzati per la rete networking. Chiaramente è, diciamo, è la prima tecnologia audio over Ethernet, layer 3. Layer 3 sta a significare appunto che si basa in qualche modo su reti LAN, quindi vuol dire che stiamo parlando di situazioni in cui magari io stabilisco una LAN, quindi immaginate che comunque ci sono tutti i problemi di overprovisioning, quindi dimensionamento della rete, capire come funziona, come devo far passare una parte, cioè anche il calcolo della bandwidth disponibile, insomma tutta una serie di problematiche che sono relative praticamente allo studio appunto della rete e l'emissione appunto di studiare in qualche modo la rete per risolvere, diciamo, i miei problemi appunto di comunicazione. Chiaramente è un sviluppato appunto per distribuire in qualche modo i dati non compressi, ovviamente multicanale, soprattutto a bassa latenza. Perché Ravenna è che in realtà nasce dalla ex società, cioè dalla società Arc Network, ex Lavo. Praticamente che cosa ha fatto? Perché si chiama Ravenna? Perché a un certo punto qualcuno si è innervosito e ha detto: no, perché io devo pagare dei software e degli hardware per poter fare quello che in realtà mi piace, che è suonare? Allora dice: beh, ok, facciamo che adesso mi invento un altro protocollo. E perché si chiama Ravenna? Perché Ravenna è il posto in cui è stato sepolto Dante, quindi certo c'è la resta, che come lo chiamiamo Ravenna, cioè facciamo in modo che Dante non venga più utilizzato. In realtà non è stato così, perché poi adesso oggi vanno di pari passo tutti e due, sono importanti allo stesso modo a seconda di come si va a guardare in qualche modo, che cosa si vuole realizzare. Quindi in questo caso, diciamo, Ravenna si presenta come un protocollo molto performante, perché innanzitutto adotta il precision time protocol, cioè praticamente un protocollo. È chiaro che quando io ho a che fare con dispositivi di rete che devono trasmettere audio, la prima cosa che mi interessa in assoluto è che i pacchetti vengano stabiliti con una certa precisione, no? Quindi, diciamo, è quasi, Dante lo fa, però Ravenna è più performante, diciamo, sotto questo punto di vista. E poi ha un dato fondamentale, che è quello del data traffic management, cioè la possibilità di capire, sempre con i software legati appunto a questa tecnologia, a questo protocollo, di capire come va la rete. Cioè immaginate, comunque io ho la possibilità di capire in qualche modo se la mia rete sta andando bene, se sta andando male, se ci sono dei ritardi, se ci potrebbero essere dei ritardi. Questa è la cosa più importante. Ovviamente è open, cioè vuol dire è consultabile e non ha una licenza proprietaria. E questo è il motivo per il quale Ravenna si contrappone in qualche modo a Dante. Viene utilizzato in speaker Genelec, merging technology di cui parleremo in questo, diciamo, tra poco. E chiaramente si presenta come un protocollo innovativo. Poi c'è AES67. AES67 è sviluppato dalla Engineering Society, che è un ente che si preoccupa principalmente di studiare, analizzare tutto ciò che riguarda il campionato, quindi dall'hardware dall'hardware al software, quindi diciamo già all'audio networking in questo caso. Perché l'ho chiamato pacemaker? Perché a un certo punto arriva AES67, arriva l'Engineering Society e dice: ok, basta, non litigate più, adesso ci penso io. E che cosa fa? Sviluppa il protocollo AES67, che mette un po' fa un po' pace tra tutti i protocolli e dice: ok, adesso vi sviluppo io degli standard che tutti quanti utilizzerete. Chiaramente questi sono altri tipi di protocolli, anche proprietari. Lo rende, diciamo, qualcuno, quindi è una, si mette orizzontalmente, si posiziona orizzontalmente su tutti i protocolli. Perché in realtà il mio intervento si chiama Ravenna AES67, quindi stiamo parlando di questo ramo qui. Quindi, praticamente stiamo parlando di questo ramo qui. Ovviamente AES67 è in continuo aggiornamento, perché come tutte le cose, diciamo, poi vengono create e vengono aggiornate. Allora, che cosa è successo? Che la Merging Technology ha detto: ok, basta con tutta questa lobby audio, gente che si fa i soldi, perché si fa tanti soldi, dice: ok, adesso sviluppiamo qualcosa per la comunità open source. E questa è stata una grande innovazione, perché
voi immaginate che è chiaro che l'open source si mette un po' e tra sei sick e si diciamo e si mette piatto, perché nel senso entra in punta di piedi piano piano e poi la possibilità in qualche modo di implementare le proprie diciamo potenzialità fino ad arrivare a Odoo, per esempio, come prima. Immaginate, Odoo era Tiny App, io lo conosco perché in realtà nel frattempo diciamo, io lavoro come consulente esterno in una società di diciamo una società di Napoli. Quindi sì, insomma, immaginate, Odoo era partito un modulo piccolissimo, diciamo. Quindi The Margin Technology che cosa fa? Dice ok, adesso sviluppo qualcosa. Questo è chiaramente l'avviso che sta sul sito di Margin Technology e dice ok, adesso sviluppiamo un driver per tutti gli utenti Linux. E che cosa fa? Non solo dice sviluppiamo questo driver, lo mette anche a disposizione su Bitbucket. So che magari qualcuno su Bitbucket può storcere il naso perché io sicuramente preferisco GitHub. Però vabbè, Bitbucket cioè, d'altronde è una società, quindi non è che si poteva aspettare di mettere proprio in condivisione tutto. Però il problema qual è? Cioè, il vantaggio qual è? È che se tu mi dai il codice, ci sono chiaramente io, vabbè, questo è il link diciamo su cui si può scaricare il codice sorgente. Se tu, dove ho messo qui? Ho perso la slide, ecco qua. E chiaramente io ho Magic Technology che mette a disposizione una parte di questo driver che è GNU/GPL, quindi praticamente diciamo open source, e l'altro invece è sotto contratto, sotto licenza EULA ON. Questo è importante per capire che in realtà non è che Imagine Technology mette a disposizione tutto, però qual è il punto? Che se tu mi dai il codice e mi dai l'opportunità, perché una parte di questo sorgente non si può modificare, però se tu mi dai il codice, diciamo, posso studiarlo, posso replicarlo, volendo, modificando chiaramente delle cose perché non lo posso scrivere proprio tale e quale, però almeno capisco come funzionano i meccanismi che girano sotto questo. Per chi non lo sapesse, un driver è la possibilità, cioè, vabbè, non credo che ci sia qualcuno che non lo sappia, però in realtà il driver è quel, c'è un programma che ti permette di fare, comunicare le periferiche con il sistema operativo e quindi in realtà col kernel in questo caso, diciamo, nel sistema operativo penso, con l'esterno, cioè in generale con una qualunque periferica diciamo che si abbia. In questo caso ci serve perché noi abbiamo periferiche hardware, cioè gli speaker, i mixer, i preamplificatori sono tutti dispositivi hardware, cioè fisici esterni. E poi ci sono le audio application esterne, cioè tutte le digital audio workstation rappresentano degli applicativi con i quali io suono, registro, poi mi devo interfacciare con il sistema operativo per forza. Per cui esistono poi Windows installer, Linux installer, insomma è tutta una serie di cose. Ok, che cosa succede? Che a un certo punto Imagine Technology mette a disposizione questa cosa e chiaramente mette a disposizione due moduli. Il primo è il punto KO. Scusate, ho perso di nuovo la il primo era il punto KO che serve brand Linux kernel mode, e l'altro invece è il battle. Ora, diciamo che io vi ho messo a disposizione, io faccio sempre difficile parlare a tu per tu con persone, cioè di driver fondamentalmente, perché il driver è un po', diciamo in qualche modo, un discorso complicato, perché se io poi entro all'interno, diciamo, di questo argomento, allora escono fuori anche programmazione in C e programmazione assembly, cosa dolentissima per chi in realtà fa software. Perché chiaramente qui stiamo parlando di programmazione di registri di memoria e quindi cioè, diventa un po' complicato, però in realtà qual è il punto? Che diciamo che in realtà qui ho dato la possibilità a voi di installare, di configurare nei vostri sistemi, quindi diciamo qui c'è tutta la qui scarichiamo il sorgente, poi compiliamo uno dei moduli, compiliamo il kernel mode che in realtà quello è il modulo open source. Poi dobbiamo compilare anche il Butler. Butler è un altro modulo di questo driver che ci permette poi di farlo. Il Butler che cos'è? Il Butler è quello che è stato distribuito tramite licenza EULA. È praticamente il componente diciamo, di questo driver che permette in qualche modo al modulo che sta vicino al kernel di comunicare con l'esterno. Okay. Quindi in realtà Butler sta per maggiordomo in inglese, quindi c'è praticamente questo che fa, prende il segnale, prende diciamo il dato trattato dal modulo del kernel, perché gli serve per comunicare col kernel, e lo porta fuori, poi faccio vedere, c'è uno schema diciamo abbastanza semplice. Quindi
diciamo che c'è tutta la parte di installazione e di configurazione, che in realtà c'è anche, esiste anche per il Butler, che si può aprire, si può vedere il codice in realtà. C'è questo find.conf che c'è da configurare, le configurazioni le trovate sicuramente sul link di Bitbucker, ci sono tutte le indicazioni. E poi altra cosa diciamo, importante è che siccome sto collegando un modulo alla rete, io devo configurare anche il firewall, perché il firewall rompe sempre le scatole in un modo o nell'altro, quindi devo in qualche modo far sì che queste porte siano aperte. Quello che in realtà, poi chiaramente c'è il cosiddetto, quello che ho chiamato soundcheck, che in realtà è semplicemente un modo per verificare se effettivamente la rete, diciamo, se il segnale audio passa attraverso la rete, voi premete play sulla vostra applicazione, che sia Spotify, che sia, non lo so, qualunque altro tipo di applicazione, diciamo, software, e le fate suonare su un impianto, ma non attraverso il jack aux, no, attraverso il cavo Ethernet, voi collegate alla LAN e voi avete la possibilità in qualche modo di sparare l'audio sull'impianto, diciamo. È chiaro che perché devo scegliere la LAN anziché i cavi? Innanzitutto ci sono varie motivazioni, perché innanzitutto tanti cavi non esisteranno più, cavo aux, cavo jack, mixer, tutto sparito in realtà. Poi c'è un altro fattore che parliamo di un'era in cui la tecnologia, diciamo, soprattutto di rete, è forte. Quindi immaginate quanta mole di dati io posso far passare attraverso la rete e quante, in realtà, attraverso il software posso in qualche modo pilotare questo diciamo, l'ambiente, in maniera tale che, non lo so, a destra faccio sentire una cosa, a sinistra faccio sentire un'altra, faccio una configurazione esterna, funzione multicanale. Quindi ci sono diciamo, dei vantaggi su questo. Però il punto qual è? Che dunque, io ho la possibilità quindi, io mi concentro su questo, perché questo qui in realtà fa tante cose, ma in realtà semplicemente è un daemon sentinella, cioè un daemon in realtà, quindi una sentinella che fa in modo che in qualche modo questo e la rete possano comunicare in maniera efficiente. Con tutta una serie di tecnologie, diciamo il collegamento chiaramente degli host, cioè quando io collego un nuovo dispositivo alla rete lui si accorge che sto collegando un dispositivo alla rete, monitora e gestisce chiaramente la frequenza di contenimento, perché tutti i dispositivi devono andare a tempo, anche sulla trasmissione dei pacchetti io non posso fare la nota là e la nota fa in sequenza e poi arriva dall'altra parte prima fa e poi là, no, giusto per intenderci, cioè, no? Chiaramente non è questo il senso, però è giusto per renderlo più semplice. Poi ci sono chiaramente, poi una cosa fondamentale è che il Butler si preoccupa dell'interfaccia web, cioè la possibilità di capire attraverso il browser che cosa stiamo facendo, come sta andando la rete, su che canali sta andando la rete, tutta una serie di, chiaramente, a che frequenza di confinamento stiamo mandando il segnale, eccetera, eccetera. Come si configura, diciamo, il file system di questo driver? Cioè, chiaramente il Butler, c'è il common, il driver è quello dove sta praticamente, dove in qualche modo andremo, si va in qualche modo, è open source, è quello il sorgente open source che si può modificare, e poi c'è questo modo. Chiaramente io ho il butler che praticamente contiene il maggiordomo, faccio vedere uno schema che ho fatto apposta, non è stato molto semplice, però in qualche modo vi può dare l'opportunità, perché credetemi, su questo listato sorgente ci sono talmente tanti to-do che ci sono più to-do che righe di codice, cioè veramente, perché è chiaro che se io devo fare in modo che questo driver funzioni con tutte le distribuzioni, devo dare la possibilità agli utenti di modificarlo sulla base delle distribuzioni. Se qualcosa non funziona, l'utente deve sapere modificare. È chiaro che la modifica è un po' complicata, perché diciamo, si parla di driver, quindi si parla di programmazione in C, quindi si parla di puntatori, di allocazione della memoria, tutta una serie di cose che in realtà bisogna sapere, ma non so esattamente quanti siano in realtà skillati su questo, quanti abbiano studiato questo, però in realtà la vita è fatta per imparare principalmente. C'è chiaramente il common si preoccupa principalmente di mettere diciamo solo le librerie che diciamo permettono la gestione delle risorse, quindi ci sta il cosiddetto mutex, chi è dell'ambiente capisce, chi non è dell'ambiente, diciamo questo elemento permette di gestire, di non fare in modo che diciamo il driver per me, diciamo, che gli applicativi si calpestino i piedi sulle risorse e utilizza il driver per far funzionare, diciamo, le cose. Poi ci sono i players, praticamente la cartella players, questa qui, è semplicemente
si inizializza un processo per pipette, e si, diciamo, mette in esecuzione. Questo gira fino a quando uno non smette, cioè praticamente gira come in eterno, c'è cioè un file while, un do while che fa sempre questo e che prende i dati e fa in modo che, diciamo, che Butler e Driver possano funzionare. Questo è lo schema megagalattico del Driver. Ora, quel modulo più importante, quello che in realtà mi interessa, è questo qua. Vedete? Dare l'opportunità alla gente di poter modificare questa cosa significa semplicemente dire ok, io mi appropinco di questa cosa qui, però io posso sviluppare anche questa cosa qui e posso passare anche da una, questo proprio andando avanti, da una la possibilità all'utente di dire ok, io non voglio fermarmi alle LAN, io voglio andare in distribuzione nella sua area geografica vasta. Lo posso fare perché in realtà si parte sempre da qui, cioè si parte sempre dal gradino più basso, che è quello più quello legato ai sistemi, no? Allora qual è il punto? Che qui abbiamo le nostre user app. Ok, quindi abbiamo SoundRoad, per chi non sa chi è SoundRoad, chi usa SoundCloud, alza la mano. SoundCloud è una piattaforma con la quale si può distribuire, diciamo, si può mettere in qualche modo, i libri si possono caricare i propri pezzi e farli, renderli in qualche modo pubblici. Poi c'è chi usa la versione premium, vabbè, io no. Comunque, siamo poveri e quindi cerchiamo. SoundCloud, per esempio, qui c'è Traction 7, che è una, semplicemente una tutta open source, qui c'è Spotify, qui c'è Jack e qui c'è l'omino che suona, diciamo, attraverso, probabilmente lo fa attraverso una tua, però si può collegare anche, diciamo, in qualche modo via cavo, cioè proprio diretto, ok? Quindi vai, cioè, quindi suonando per esempio con Audacity, non per dire proprio la cioè, più scarno, non è vero, è più scarno, però diciamo è più sì. Più ricco di funzionalità, ma non si capisce mai niente, diciamo, cioè tu lo accendi e cioè, adesso vabbè registro solo la chitarra in clean perché non so mettere un VST dentro, non posso, non lo so, suonare qualcosa di un po' più sofisticato, diciamo. Allora, che cosa succede qua? Che praticamente qui abbiamo questo nome alza, che in realtà chi ha seguito il mio primo intervento a Linux Day parlavo proprio di questo, cioè parliamo proprio dei moduli alza che sono principali per i kernel di Linux, no? Cioè nel senso Linux si basa su due tipi di moduli, diciamo, dai. Uno è alza e l'altro è pulse audio. Poi pulse audio qualcuno l'ha tralasciato e ha detto vabbè, ma sai che c'è, no? Lo sviluppo su alza, non su alza c'è più documentazione. Mi sembra, diciamo, un ragionamento giusto, però diciamo ha abbandonato pulse audio che secondo me aveva delle potenzialità abbastanza grosse. Però al di là di questo vince sempre chi ha più mazzo e quindi praticamente diciamo alza ha vinto e sulla maggior parte dei kernel ci sta. Quindi praticamente cos'è? Questa è la struttura, diciamo, delle cartelle che vedete. Questa slide serve principalmente, però nessuno mai, a parte me e qualcun altro imbecille, diciamo, si appropria quel codice, diciamo, del driver, però è giusto per dirvi che le potenzialità di questa conclusione appunto del mio intervento è che voi pensate che in realtà l'audio sia tutta una lobby, che è tutto chiuso, c'è l'Avid che fa i sistemi per i Mac, però c'è una comunità che lavora incessantemente e che nessuno prende in considerazione, a parte quelli che vanno su Google e cercano audio Linux, cioè nel senso proprio veramente illuminati che dicono ok, no, però voglio fare questo. Poi in realtà le potenzialità sono grosse, perché se io installo, per dire, Se io si riesco a installare un driver su questo legato, ho finito il tempo. Allora, veramente, cosa volevo dire? Che voi sapete che, non so se sapete, ma anche Sky contiene, anche il decoder di Sky, no? Contiene un suo kernel Linux dentro, no? Ma se io so installare un driver all'interno di un sistema Linux, ma allora lo saprò installare anche, parlando di audio driver, ma così come altri tipi di driver, lo saprò installare anche su un decoder di Sky. Allora, Chi mi dice che un giorno Sky non mi chiamerà a lavorare per dirti? Perché io so fare quella determinata cosa. E questo è il motivo per il quale io principalmente considero lo stesso su un'opportunità. Che è un'opportunità sempre. Perché ti permette di studiare, di analizzare, di capire, di replicare volendo, di migliorare. E quindi praticamente anche di insegnare. No? Anche di insegnare. E quindi è un mondo aperto, ma è una porticina così tanto piccola, diciamo, a livello di visibilità,
ma poi quando lo apri esce un mondo dietro che è fantastico. Allora, cosa vi dicevo? Che in realtà qua c'è il Butler, vedete, maggior top, perché praticamente prende i dati dal punto cosa sarebbe il kernel object, no? Non era kernel object, era kernel, non mi ricordo, va bene, kernel qualcosa, non ricordo bene la O che stava. Comunque prende il processo, lo trasporta al Butler poi stabilisce tutti, diciamo, i processi che poi li manda sulla, e poi li manda sulla rete tramite l'Ethernet, e qui si collega praticamente alla rete Ethernet. Ma guarda, dall'altra parte io devo avere dei dispositivi, è chiaro che devo avere dei dispositivi che si possono collegare alla rete Ethernet, perché se non ho le casse che hanno l'ingressino Ethernet non ci faccio niente con, diciamo, la trasmissione, no? Però è chiaro che adottando chiaramente questa tecnologia io posso chiaramente posso utilizzare appunto diciamo il driver, eccetera. Poi c'è questa parte qua importantissima del Butler, che il Butler ti permette, diciamo, questa non ho l'opportunità di far vedere la foto più grande, cioè avevo la slide quella tolta perché erano troppe, praticamente che ti permette questo, aprite voi, diciamo, il browser, e qui vedi una serie di dati diciamo relativi al relativi all'andamento, diciamo, del segnale. Quindi, diciamo, in qualche modo tutti i dati relativi al segnale. Questo riprende il Butler da tutto questo processone qui, che in realtà è una collezione di processi, prende i dati e li spara sul browser. Quindi c'è anche una, appunto, c'è la cartella web app che permette di fare questo. Okay. Quindi io monitoro. Quindi cosa significa? Io sto modificando anche un po' i ruoli, no? Di quelli che sono, diciamo, quello che è l'ambiente audio, perché l'ambiente audio a che cosa si rifaceva? A figure come quello che stava dietro al mixer, quello che sta dietro, diciamo, non lo so, alla console, eccetera, eccetera. Quindi manovre, cavi, potenziamento, a praticamente ingegneri che, diciamo, semplicemente gestiscono sistemi, no? È un ingegnere che sta dietro questa web app e che monitora tutto, diciamo, il processo. Ora, questo è semplicemente il, per chi volesse in qualche modo approfondire, questo è il funzionamento del driver, dell'audio driver, che in realtà è, diciamo, il centro, diciamo, nevralgico di tutto questo processo. Manager e audio driver comunicano tra di loro per scambiarsi dati, e poi una collezione di file, ok, che permettono chiaramente, vi dico brevemente, uno gestisce il canale di trasmissione per la trasmissione su rete, l'altro gestisce il flusso dei dati audio, l'altro gestisce l'allocazione e la derogazione di risorse inter-process communication, cioè la possibilità in qualche modo che si arriva un segnale audio, qualunque cosa stia facendo il kernel, si interrompe, cioè esegue quel processo e poi ritorna, diciamo, a fare quello che stava facendo. Poi, chiaramente, poi c'è un modulo che è quello diretto tra il driver e il kernel. Questa è una connessione Ethernet, ok? Io, cioè, cavi audio non ce ne sono, jack, cioè, non esistono. Cioè, io ho un computer, scusate per il Mac, è una foto presa da internet. ok, io ho questa è, diciamo, l'interfaccia, questa a sinistra è l'interfaccia del driver, questa a destra è l'interfaccia delle Genelec, che in realtà anche loro, perché supportano il protocollo Ravenna, hanno questa, diciamo, la possibilità di entrare sul browser e vedere in qualche modo. Però se io utilizzo questa o questa è equivalente. Questo è il nostro switch, quindi il segnale passa attraverso la rete, arriva allo switch e arriva alle casse. Semplice, conciso. Ok, vi ho detto già prima, perché utilizzare, diciamo, perché creare ecosistemi audio Linux open source? La risposta è sempre la stessa. Cioè, versatilità, possibilità di studiare, possibilità di analizzare, possibilità di modificare, ma soprattutto è, se tutti quanti utilizzassero, diciamo, in qualche modo tecnologie software open, no? È chiaro che io abbatto sicuramente i costi, perché io ho un programma che mi fa questo e lo devo pagare, e poi ho un altro software che invece te lo devo pagare, poi ho l'hardware e lo devo pagare, l'hardware non lo posso simulare, cioè, soltanto come lo compro, ogni, cioè, nel senso, a meno che non sia hardware open source, ma è un pochino complicato. Poi, diciamo, in generale, chiaramente io posso customizzarlo come voglio, posso modificarlo come mi pare, se lo so fare, chiaramente. E poi, chiaramente, diciamo, se io inizio dall'opportunità di inserire appunto l'open source in tecnologia audio LAN, quindi over Ethernet, io ho la possibilità di spaziare, di andare avanti e quindi di appropriarmi anche, in qualche modo, di tecnologie, diciamo, che sono a livello più
in qualche modo più basso, no? Per dire. Quindi diciamo, il vantaggio è grosso, come in tutti i casi in realtà. Però se io sono anche un programmatore, dico, se io utilizzo open source, so risolvere, perché la cosa più importante di Linux, scusami, la cosa più importante, la cosa più importante di Linux è semplicemente che semplicemente l'opportunità è quella di imparare, diciamo, cose nuove e di risolvere i problemi, perché purtroppo Linux, essendo sviluppato da tutte altre persone, la prima cosa che ti insegna Linux è: io approccio il sistema, questa cosa non funziona, devo risolvere. La devo risolvere, la fortuna di attingere la documentazione, o se non ho la documentazione, prima non c'era la documentazione, la risolvi. Cioè, mi ingegno e la risolvo. Questo è molto importante sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista professionale. Detto questo, questi sono dato che non c'è più tempo, non posso fare domande, però se venite da me magari dopo, possiamo parlare se vi interessa qualcosa, volete sapere qualcosa. In più, diciamo, se volete, magari se siete interessati a sapere, insomma, cosa ho fatto io nel master, cosa ho avuto l'opportunità di studiare, perché è una bella realtà che secondo me in realtà nasce tutto dall'università, tutto dall'università. Quindi se volete avere, diciamo, qualche chiarimento, io sono disponibile anche il pomeriggio. Questi sono i riferimenti, ringrazio tutti per l'ascolto, so che vi annoiate, so che è ora di pranzo, io funziona sempre così, mi metto l'ora di pranzo, però che si faccia male. Grazie. Grazie.